Merito e competenze premiate ancora una volta dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano, che ha consegnato gli attestati a 226 studenti meritevoli delle scuole medie e superiori e dei corsi di laurea triennali e magistrali. Un evento che in 26 anni ha premiato quasi 3.000 persone in memoria di Mirko e Monica Buttaroni, giovani neosposini di Lucrezia deceduti nel ritorno dal viaggio di nozze in un tragico incidente aereo. Credere nei giovani e sostenere il loro impegno, ha commentato il presidente Rondina, significa non solo avere cura e rispetto delle nuove generazioni, ma anche rendere sempre più fertile quel terreno dove la comunità troverà dimora e opportunità di sviluppo. La banca ha radici importanti, perché questi nostri soci, tanti soci che abbiamo, vuol dire che hanno anche poi in famiglia una spinta a chiedere ai propri figli di studiare, di impegnarsi, e noi questa borsa di studio, che poi fa riferimento a un fatto, diciamo, che ci dispiace per come è avvenuto, per il fatto che ha coinvolto una coppia di sposi, tra le quali poi uno era nostro dipendente, Mirko, sicuramente abbiamo, da quella volta abbiamo continuato a fare questa, diciamo, iniziativa, e che veramente ci dà una grande presenza nel territorio con i nostri soci, e stasera abbiamo avuto la conferma. Nel corso della cerimonia è stato dato spazio anche alle testimonianze di giovani premiati in passato, che hanno raccontato i loro percorsi di studio, l'ingresso nel mondo del lavoro o, come nel caso dell'astrofisico Rodolfo Canestrari, l'esperienza vissuta in Antartide. Sul palco del Teatro della Fortuna anche i giovani soci BCC Fano di Lab Giovani Idee, insieme alle studentesse del Nolfi Apolloni, per illustrare i risultati di un'iniziativa di gruppo sviluppata attorno al tema La banca che vorrei. Notevoli anche i percorsi, oltre che di studio, anche professionali di questi ragazzi. Abbiamo contattato tante persone e abbiamo visto qual è stato il loro percorso professionale. Quindi obiettivo di questa serata è anche mettere in relazione queste persone che hanno avuto successo nella loro vita lavorativa, per essere da stimolo e da sprone per i ragazzi. Quindi ecco, una banca vicina ai giovani, lo testimonia anche il punto che è stato inaugurato di recente al Lido di Fano. Obiettivo della banca è mettere in comunicazione i giovani, sia attraverso i canali social, quindi a distanza, annullando le distanze tra Fano e il nostro territorio e i loro luoghi di lavoro o di vita familiare, ma anche un punto fisico di prossimità, punto giovani e Lido, che lo affidiamo all'associazione Giovani Soci nella logica di creare un confronto tra di loro. La banca per queste borse di studio ha erogato complessivamente 82.000 euro a favore degli studenti, cioè chi sta proseguendo il percorso di studi e chi invece ha già trovato un lavoro. Dopo, un mese dopo la laurea, ho dato subito il concorso per entrare in specializzazione. Fortunatamente è andato bene, sono entrato nella specialità in cui desideravo entrare e adesso studio radiodiagnostica ad Ancona. Grande orgoglio e soddisfazione anche per i familiari dei premiati, che hanno potuto assistere alla cerimonia. Che cosa augura suo figlio? Ma lui, come tutti gli altri, veramente di investire tutte le loro potenzialità, di credere nelle loro potenzialità nonostante le difficoltà che si vivono anche in questo momento, di crederci. E il fatto che la banca creda nei ragazzi è una cosa veramente bella, positiva. Quella di oggi che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima e sinceramente devo ringraziare anche la Banca di Credito Cooperativo, perché mi ha permesso di festeggiare questo momento, cosa che non era stato possibile farlo in maniera così ufficiale, visto che comunque ho fatto la discussione online per il discorso del lockdown. Quindi una bellissima iniziativa, ma anche proprio per i contenuti a livello esistenziale che ho potuto vedere, testimonianze belle di questi ragazzi, ragazzi che hanno anche vite diverse dalle nostre, e quindi veramente, cioè, è stata un'esperienza umanamente bellissima, quindi veramente grazie alla banca e alla sua sensibilità. Arrivederci a tutti, viva BCC! Ciao.